Allora, questo progetto era molto impegnativo e molto particolare, perché avevo come committente tre committenti: la Cassa del Risparmio, che era proprietaria, il comune di Brunico, che gestiva i lavori, e Reinhold Meisner, che gestiva il museo. Era impegnativo, siccome c'era anche la sovrintendenza dei beni culturali, che doveva seguire questi lavori, e insieme a Reinhold Meisner siamo riusciti a fare o adattare questo castello ad un museo per i popoli di tutto il mondo.